Bene, eccoci qui di nuovo in un nuovo video. E in questo caso, come sempre, non sarà un making of perché appunto non ho proprio la capacità di riuscire a riprendermi mentre faccio il lavoro, ma ho comunque raccolto tutti i video come nello scorso filmato, come nello scorso video dove appunto ho mostrato il piano da lavoro per la cucina. In questo caso vorrei mostrarvi come ho realizzato il mio tavolo, la tavola che abbiamo in cucina, che è in legno massello. Tra l'altro sono dei tronchi di legno tagliati e neanche tanto piallati perché sono molto grezzi, e la tavola creata proprio in cemento armato. Quindi il piano è creato con legno, cemento, legno, quindi una sorta di scomparsa a tre strati. E in questo caso qua, quindi ho raccolto tutte le fotografie, quante più possibili video che ho creato durante le fasi dei lavori. Cercherò di spiegarvi il più possibile un po' il tutto, come l'ho realizzato, e spero che vi possa interessare e possa piacervi. Se nel caso avete delle domande, non esitate a farle, mettetemele qui nei commenti e tranquillamente vi risponderò perché non ho nulla da nascondere in questo caso. Anzi, è stato un progetto che è interessato moltissimo, mi è interessato moltissimo. Sono stato quasi 3-4 mesi a guardare video e soprattutto a capire come funzionasse il tutto. E nulla, cercherò di spiegarvelo il più brevemente possibile, anche però nella maniera più descrittiva possibile. Un saluto.
Ebbene, a questo punto le riprese si interrompono perché ho smesso di fare video. Non so per quale ragione, poi tra l'altro non c'è nessuna motivazione valida, però in quel caso mi sarà annoiato, non lo so. Però non è stato fatto nient'altro che una grattata superficiale, ma giusto per togliere un po' di polverina e di appianare un po' la differenza che c'è tra il cemento e il legno. Tutto questo è stato fatto a mano. La grattata, parlo della grattata con una carta abrasiva da 200, era una spugnetta abrasiva da 200, ma giusto veramente superficiale, veloce, spolverata, e poi è stato sovrapposto un protettivo monocomponente sintetico, in questo caso non all'acqua, e sopra ancora un secondo passaggio di protettivo HACCP e quindi a base d'acqua, indicato per gli alimenti. Spero che il video sia stato esaudiente, in qualche modo abbia fatto capire come sono riuscito a costruire l'intera struttura e da cosa è partita l'idea e tutto il progetto. Ora vi farò vedere come è poi venuto il finale, in sostanza, come sta nella stanza e come ho preferito rivestire i vari lati e il tavolo stesso. Un saluto a tutti e grazie. Nel caso, se vi è piaciuto il video, vi chiedo di mettere un like, di iscrivervi al mio canale e magari seguirmi anche sui vari social, ad esempio su Instagram sono Hippo86. Un saluto a tutti, ragazzi.